Il momento clou dell'estate, il Ferragosto è ormai alle porte, il giorno in cui generalmente la città si svuota e buona parte dei nisseni si sposta verso le spiagge o una località più fresca per una gita fuori porta. Sono molti infatti quelli che anche per questioni lavorative concentrano le vacanze durante le settimane vicine a questa festività, prenotando con largo anticipo in Italia ma anche all'estero, e chi invece tenta di organizzare qualche viaggio all'ultimo momento, valutando anche la questione costi. I nisseni ovviamente sono pronti a trascorrere il Ferragosto fuori. Le mete più richieste, a parte la Sicilia che è sempre battutissima, le nostre meravigliose isole, la gente preferisce anche però andare fuori. Ormai c'è un po' la via libera, pertanto si è optato per la crociera. Le isole greche, le isole canarie sono state molto gettonate, poi c'è la richiesta dell'ultimo momento e quello è il vero problema perché effettivamente quest'anno c'è un pienone ovunque, pertanto si cerca di soddisfare il cliente per non lasciarlo senza vacanza, ma è dura. Quest'anno i costi sono notevolmente più alti. C'è dunque chi passerà la giornata in viaggio perché ha concluso il periodo di ferie, chi andrà al mare e chi invece preferisce rimanere in città. Una serata in spiaggia tra amici. Mangeremo insieme della tavola calda e si berrà qualcosa per stare in compagnia. Programmi forse di andare a Siracusa e dintorni dopo Ferragosto, 2 giorni così per staccare un po' dalla routine. Penso che resterò a Caltanissetta, tutto sommato non mi dispiace. Poi la confusione di posti pieni di turisti e cose, per ora preferisco evitarli. A settembre poi, d'altronde ora sono in pensione, quindi a settembre mi farò una bella vacanza più rilassante. Ho la cagnolina e devo evitare di lasciarla perché non vuole stare da sola e non vuole stare con altri. Quindi per ora me lo passo in città. La sera è sempre uno svago, insomma, mangiare un gelato, una pizza, quindi il tempo passerà velocemente. Ci concederemo una vacanza, al mare, in famiglia, per rilassarci un poco da questo anno davvero frenetico. Ovviamente un po' di mare, un po' di sole, e un po' di relax, che non guasta mai. Penso che lo passerò in viaggio, tornerò a Roma con la macchina. D'estate torniamo a trovare i nostri fratelli, i nostri genitori.